formazione del personale scolastico e è lieta quest'anno di presentare nuovamente Apprendimento Innovativo, che è una suite completa di strumenti per rendere l'apprendimento più efficace, più efficiente e più coinvolgente. Quest'anno abbiamo una novità, abbiamo aggiunto allo strumento di realtà immersiva uno strumento di intelligenza artificiale, perché pensiamo che le tecnologie dell'intelligenza artificiale rivestono un ruolo molto importante oggigiorno e aprono nuove sfide e nuove opportunità per l'insegnante. Quindi l'insegnante è chiamato ad essere nuovamente apprendista, perché deve studiare, deve imparare queste nuove tecnologie, e ahimè anche come maestro, perché deve promuovere un uso consapevole di queste tecnologie per gli studenti. L'EDAI, come abbiamo visto l'anno scorso, è uno strumento di realtà immersiva, permette la fruizione tramite visori di contenuti multimediali tipo immersivi, trasformando una lezione in una realtà da vivere. Così i ragazzi vengono immersi all'interno di queste risorse. Parliamo di immagini o video di 360 gradi, come anche ambientazioni 3D o come anche oggetti 3D. Il docente ha a disposizione un catalogo di risorse multimediali, può aggiungere nuove risorse, perché il sistema è aperto per poter gestire nuove risorse da parte dei docenti, possono essere anche creati insieme ai ragazzi, perché no? E in più questo sistema permette di pilotare contemporaneamente tanti visori e che verranno indossati dai ragazzi. E il sistema è aperto anche nell'hardware dei visori, supportiamo il MetaQuest 2, il MetaQuest 3, anche il Pico, e possiamo supportare anche altri visori. Abbiamo aggiunto, come dicevo prima, lo strumento Neuralai, che è uno strumento di intelligenza artificiale generativa. Abbiamo in questo strumento convogliato tutte le teorie che per ora sono in atto e in corso di studi di come questi strumenti potrebbero essere utilizzati da parte dell'insegnante, sia come un assistente personale per semplificare il proprio lavoro, ma sia anche come compagno di studi dei ragazzi.